Buonasera e bentrovati a tutti a questo terzo appuntamento con Day, l'appuntamento serale per raccontare come è andata la giornata odierna. Due ospiti con me in studio, alla mia sinistra Ivan Mellerio, speaker ufficiale, buonasera. Buonasera. E al suo fianco Maria Grazia De Bortoli, cronometrista. Buonasera. Buonasera ad entrambi per raccontare un po' anche quel che è il lavoro che abbiamo citato in questi giorni, che spesso non viene visto ma che è un grande lavoro, quello di eh, recuperare tutti i tempi, di organizzare anche con sopralluoghi in precedenza le gare tutto eh, in modo che possa svolgersi poi la gara al meglio. Sì, hai detto correttamente, siamo uno staff, una squadra di tecnici alpini. Coadiuvato poi con altri volontari, dei cronometristi, veniamo a fare sopralluoghi. Poi diamo tutte le direttive, tutte le indicazioni alle sezioni che devono preparare come preparare le gare. E poi, durante il momento della gara, abbiamo tutto l'ufficio gara, la preparazione degli ordini di partenza, le verifiche delle iscrizioni, tesseramenti, certificati medici. I giorni delle gare prepariamo il campo gara e poi subentrano i nostri ottimi econometristi con la rilevazione dei tempi, la preparazione classifica, la preparazione premiazioni. Tutto questo viene concentrato solitamente in un campionato alla volta. Gli alpiniadi invece sono tre giorni, quattro giorni intensi e in questo caso due giorni molto intensi con due giornate, con due gare ed è impegnativo. Impegnativo, siamo arrivati alla conclusione perché poco fa si è conclusa, eh, oggi nel pomeriggio si è conclusa l'ultima gara in programma, quella dello sci di fondo. E insomma, sono stati anche questi quattro giorni davvero impegnativi. Molto, molto impegnativi <ride> perché comunque la logistica, arriviamo. E' anche da dire che il team della, della commissione sportiva, dei tecnici, è variegato a livello proprio anche logistico perché partiamo da, dall'Ossola, andiamo a Varese, Valdoviadene, andiamo a Feltre, scendiamo fino nella zona di Parma, quindi poi dobbiamo tutti coordinarci per arrivare a Valle d'Aosta, non dimenticavo un altro tecnico, e poi ci troviamo, quindi diventa molto ma molto impegnativo e come hai detto tu abbiamo concluso... Qualche minuto fa con l'ultima gara stiamo mettendo a posto le ultime dritte sulle classifiche e poi ci attende due premiazioni. Questa sera poi saremo, sarò impegnato, parlo per me, in qualcosa assieme agli altri colleghi. Abbiamo la bellezza di 36 premiazioni da fare, quindi è abbastanza impegnativo. Parleremo poi anche del tuo ruolo di speaker. Maria, grazie. Tu sei la quota rosa all'interno di questo staff sì. di, di uomini. Coccolata? Eh, coccolata, sì, ma mm, mi do anche da fare, cerco di difendermi quando non sono proprio coccolata. Alla fine eh, cerco di, di dare il meglio di me impegnandomi sempre a svolgere il mio ruolo al, al massimo attenzione, specialmente nel raccogliere tutti i dati, sia prima per fare appunto eh, il ricevimento delle, delle iscrizioni che mi vengono passate comunque da un tecnico che le ha controllate, ha controllato tutti i tesseramenti ANA, sia per gli alpini che per gli aggregati. Li raccolgo e poi con quello cerchiamo di fare assieme ai miei colleghi gli ordini di partenza e poi nel giorno della gara raccogliamo i tempi eh, delle singole gare, dei singoli risultati dei, dei concorrenti. Ecco perché è importante arrivare per tempo a consegnare la documentazione prima e avere magari anche un po' di pazienza quando poi è tempo di vedere le classifiche, sì. perché le cose da controllare sono davvero tante. Sono davvero tante, eh, bisogna appunto presentare per tempo le, le iscrizioni perché... Anche questa volta abbiamo avuto dei, dei, dei last minute, eh, sì, esatto, dei last minute eh, che ci hanno un po' eh, preso all'ultimo, però siamo riusciti comunque a inserire tutti i concorrenti iscritti e, e poi appunto quando facciamo le classifiche bisogna stare attenti che i tempi siano registrati nel modo corretto, che le sezioni siano punteggiate tutte, che tutto sia in ordine. Qualche volta, sono sincera, scappa anche qualcosa, non dico di no, però cerchiamo sempre di essere più precisi possibile e, e se eh, qualche volta ci sfugge qualcosa chiediamo anche clemenza da chi legge le nostre classifiche, ce lo segnalano e eh, andiamo a, a riparare il colpo. Insomma. E allora vediamo le queste classifiche, almeno quelle di oggi. Oggi sì. sono state due le gare in programma, lo slalom gigante, questa mattina sulla pista Baranci di San Candido. Due le piste utilizzate dal gruppo A e dal gruppo B. Il gruppo B eh, sono gli over 60, giusto? E eh, qui vediamo la grafica che riprende la classifica. Eh, che vede, partiamo dal terzo posto, Dario Morandini della sezione Trento, 45 secondi e 6 centesimi il suo tempo, secondo posto per Fabrizio De Marco della sezione Belluno, 43 secondi e 29 centesimi sul gradino più alto del podio, Trento con l'atleta Paolo Felicetti eh, con 43 secondi e 20 centesimi. Mm, questo non decretava però il campione italiano, ma il campione italiano di slalom gareggiava nel gruppo A sulla pista A. Abbiamo l'onore di avere qui lo speaker ufficiale, quindi direi che la classifica con il campione eh, dello slalom gigante 2024 lo faccio leggere a te. Se mi tocca lo faccio, <ride> allora. Ho l'onore di comunicare la classifica del campionato nazionale di slalom gigante. La... Al terzo posto Gunther Plunker di l Alto Adige con 46.75, al secondo posto Daniele Bellardini di Brescia con 46.72 e il campione nazionale 2024 dello slalom gigante è Federico Vietti, la sezione la Valdostana Aosta con 46 e 44 che si riconferma campione nazionale ANA. E lo abbiamo sentito proprio all'arrivo, pochi secondi dopo, allora sentiamo la sua dichiarazione. La pista a Baranci a San Candido di bianco vestita grazie alla copiosa nevicata di ieri ha fatto da scenografia la terza gara in programma nell'ambito delle alpinie di Invernali 2024 lo slalom gigante percorsi differenziati a seconda delle categorie pista A e pista B nella classifica assoluta Soci effettiviana terzo gradino del podio per Gunther Plunger della sezione Alto Adige che ha tagliato il traguardo in 46 secondi 75 centesimi. Sì, contento, è andata bene, sono andato sul podio e sì, bella gara, abbiamo avuto anche fortuna col tempo perché il confronto ieri e oggi è stato bellissimo e niente, soddisfatto e tutto lì. Ad aggiudicarsi la medaglia d'argento Daniele Bellardini della sezione Brescia, bissando il risultato ottenuto nelle scorse alpinia di Adaosta, mancando quello della prima edizione a Falcade che lo aveva visto conquistare l'oro, 46 secondi e 72 centesimi il suo tempo. L'organizzazione è sempre fantastica, ci si diverte. Poi veramente siamo stati fortunati in una bellissima nevicata e, e quindi l'atmosfera si crea così dopo l'organizzazione, è sempre il top. È una fantastica pista. Mi piace proprio, poi il podio è sempre bellissimo. Dedica, la dedico a tutti gli amici che sono qua con me. Sì. Campione italiano di slalom gigante per il 57° campionato Ana, Federico Vietti della sezione Osta che ha fermato il cronometro a 46 secondi e 44 centesimi. Sicuramente è una bella pista. Inizio facile, dopo una bella pendenza, neve abbastanza buona e quindi direi complimenti all'organizzazione. Potevo fare un po' meglio la prima parte però va bene così, quando si vince va sempre bene. Dai. Vietti ha fatto parte dal 2018 al 2020 della squadra del Centro Sportivo Esercito, tre anni e mezzo alla caserma perenni di Courmayeur per poi decidere di congedarsi ma restare legato attraverso l'ANA al mondo degli alpini. Sicuramente mi dà soddisfazione far parte dell'ANA, vedere come parla nome degli alpini. Valdostani perché lo, lo posso toccare tutti i giorni, vedo come aiuta la popolazione nei momenti di difficoltà e quindi davvero mi da, sono davvero fiero di farne parte sia degli alpini valdostani che in particolare della sezione Ana di Gressan che, che saluto che mi ha accolto. Bello sentire le loro dichiarazioni a caldo. Tu, Ivana, addirittura li senti ancora prima di noi, proprio appena tagliano il traguardo. Ma ah sì, diciamo che ho impostato un attimino il, il lavoro di speaker, anche in base a cercare di fare anche un'intervista, sentire subito a caldo le sensazioni. Sensazioni di cosa può essere stato il risultato, sensazioni di come era il percorso, eh, le impressioni e poi comunque. 99 volte su 100, se non 100 volte su 100, è sempre sottolineato l'importanza di essere presenti, di aver conquistato un podio o aver vinto un campionato nazionale ANA. Ci sono infatti anche gli aggregati che non diventano campioni perché la loro classifica, il loro punteggio eh, non è calcolato per quello, ma ehm, che gareggiano con lo stesso spirito. Allora, vediamo insieme la classifica di oggi per quanto riguarda gli aggregati, leggiamo solo quelli del gruppo A, quindi che hanno corso sulla pista eh, su cui ha corso anche colui che poi ha conquistato il titolo italiano. Allora, al terzo posto, Belluno con Alessandro Vanz. Non leggo per andare un più velocemente i tempi ma li vedete in grafica. Al secondo posto Andrea eh, Cordazzi della sezione Cadore e al primo posto Alex Martini della sezione di Belluno e abbiamo sentito proprio Alex eh, Martini all'arrivo, lo sentiamo, lo risentiamo insieme. Il risultato delle loro gare rientra in una classifica a parte rispetto a quella valida per l'assegnazione del titolo nazionale Ana di Slalom Gigante, ma l'impegno che ci mettono è lo stesso. Sono gli aggregati che per motivi diversi si sono avvicinati al mondo degli alpini sposandone gli ideali, come Alex Martini che tra gli aggregati che hanno gareggiato sulla pista ha tagliato per primo il traguardo. Ho la fortuna di avere un fratello alpino. E mi ha introdotto in questo mondo. È la prima volta che vengo qui perché era vicino a casa, e grazie a mio fratello che mi ha chiamato. Nato e cresciuto ad Arabba, dove tuttora vive, Alex ha fatto dello sci la sua passione e professione, diventando maestro di sci. Nella gara di stamane sulla pista Baranci ha fermato il cronometro a 44 secondi e 34 centesimi. Alle sue spalle, sempre tra gli aggregati sulla pista A, Andrea Cordazzi della sezione Cadore con 48 secondi e 17 centesimi, davanti ad Alessandro Vanza, sezione Belluno, 49 secondi e 50 centesimi. Condizioni perfette e super organizzazione e bravi perché, nonostante il tempo, ieri pioveva, hanno organizzato una cosa eccezionale. Era anni che non vedevo più tanta gente, tanta partecipazione ad una gara, quindi più di 400 atleti tutti insieme che parlano, bellissimo. Una soddisfazione che non tiene per sé, ma che vuole condividere e dedicare. A tutti quelli che seguono lo sci, agli appassionati di sci e a mio fratello che mi ha coinvolto in questa gara. aggregati insomma atleti come gli altri, eh, Maria Grazia tu sei un'aggregata certo sono aggregata e da dove nasce questa tua vicinanza al mondo alpino? beh eh, io mi sono avvicinata al mondo alpino da quando eh, vivo con mio marito che lui è un alpino ci tiene molto al mondo alpino e io sono entrata appunto a far parte un po' del gruppo e, e niente, ho pensato di tesserarmi, poi entrando nel gruppo lavoro eh, c'era anche la necessità che fossi tesserata, ma lo ero già da prima. Ricordiamo che c'è la possibilità di tesserarsi all'ANA diventando amici, semplicemente tesserandosi, aggregati quando si fa qualcosa a favore del proprio gruppo, della sì, propria sezione esatto. e eh, soci alpini, ahimè quelli che noi non, non lo abbiamo potuto fare. Non ma abbiamo svolto... potuto farlo anche se, devo essere sincera, sarebbe stata una cosa che avrei voluto fare. E oggi fortunatamente i giovani, seppur non per eh, il servizio di leva, ma eh, se lo vogliono per scelta, possono farlo, eh, farlo, facendolo diventare addirittura una professione. Lo speaker, dicevamo poco fa, è una passione che nasce tempo fa, ma eh, noi ti abbiamo sentito in questi giorni qui durante le gare, ma l'orecchio più sottile avrà sentito anche la tua voce durante le adunate nazionali, perché da qualche anno sei uno degli speaker ufficiali. Sì, è nata questa idea dello speaker, di avere uno speaker ufficiale anche per i campionati, è nata un po' di anni fa con un paio di responsabili precedenti della Commissione che avevano deciso di avere diciamo, un film rouge, qualcuno che poteva avere anche una memoria storica e mi hanno chiesto se volevo farlo, a me piace comunque. Un po parlare un po' di memoria ce l'ho, vado molto a braccio. Poi c'è stata la possibilità visto che c'era da inserire nel gruppo degli speaker della Dunata delle, delle nuove voci e mi, han, mi sono proposto, mi hanno colloquiato e ho passato la prova. E sono praticamente ho già avuto tre esperienze. Iniziando pian piano è un'altra un bella esperienza che vivi nell'associazione e ti fai, mi faccio un po' le ossa alla donata per poi qua sfogarmi perché poi parlo, parlo, parlo a volte poi. Ma è <ride> sicuramente un altro mondo, noi quando ascoltiamo voi speaker ufficiali durante la durata spesso lo diciamo, sfogliamo un libro di storia perché tanti sono i racconti che poi si sentono legati a ciò che è accaduto nella storia e non sono mancati però nemmeno eh, durante queste alpinie di momenti solenni, quelli più seriosi che vanno al di là dello sport, alle deposizioni delle corone d'alloro, la Santa Messa, insomma i momenti eh, che fanno parte del mondo alpino. Siamo verso la conclusione, sentiamo il bilancio che ha realizzato oggi il presidente della sezione Analto Adige, che ha organizzato queste Alpinie di 2024, intervistato dal nostro direttore Massimo Cortesi. Siamo con Pasquale D'Ambrosio, presidente della sezione Alto Adige, che ha organizzato devo dire, con grande efficacia queste alpiniedi. Direi che è stato un grande successo, ma sicuramente per voi è stato anche un grande impegno. Un grandissimo lavoro, guardavo giusto ieri sera. Il, I primi contatti risalgono addirittura al 2021 con le aziende qui del comprensorio per organizzare questo evento, un evento che poi nel tempo è cresciuto in termini sia di attività che di volontari che hanno aderito e in questo consentitemi un grande ringraziamento a tutti i volontari e a tutti gli alpini aggregati della Stazione 8 Adige che hanno fatto un lavoro eccezionale e straordinario. La vostra è una sezione eh, importante ma non numericamente eh, enorme come tante altre, però come dicevi prima si sono impegnati davvero in tanti e credo che questa sia la soddisfazione migliore per un presidente di sezione e anche per la nostra associazione perché ho visto anche parecchi giovani a lavorare. Sì, assolutamente sì, una sezione che conta 2.000 alpini e circa 600 aggregati. Numericamente potremmo essere molti di più, perché gli abitanti dell'Alto Adige hanno fatto quasi tutti la naia negli alpini, però quelli di lingua tedesca facciamo fatica ad avvicinarli, anche se ne abbiamo comunque tanti tra i nostri iscritti. Io auspico che una competizione come questa possa raccogliere anche dal bacino di lingua tedesca nuovi soci e nuovi iscritti all'associazione. È stato un lavoro straordinario di tutti, anche di dei giovani che vedono nella nostra associazione un bel clima e un bello spirito. Invece, per quanto riguarda le prospettive della vostra sezione, diciamo adesso avete fatto questo grande lavoro, avete alle spalle qualche anno fa la donata nazionale a Bolzano, adesso penso che per un po' riposerete, ma non penso che sarete appagati. Assolutamente no, l'ambizione c'è, non lo nascondo. Il pensiero, il progetto è il 2028, centenario della stazione Alto Adige, il comune di Bolzano si è già espresso favorevolmente già alcuni anni fa. Il nostro progetto sarebbe di riportare la donata a Bolzano. Io volevo fare prima le Alpiniadi proprio per vedere anche testare il banco di prova e vedere come rispondevamo. La risposta è stata eccellente e quindi adesso sono anche più serene e posso anche ambire a fare una richiesta di questo tipo poi vedremo come va ecco dicevi prima che appunto cercate di recuperare anche tra eh, chi ha fatto l'alpino di lingua tedesca però mi pare che l'accoglienza di questi territori sia diventata tutta un'altra cosa rispetto a quella che tradizionalmente abbiamo nella mente noi un po più vecchi che siamo stati qui 30 40 anni fa eh... L'accoglienza di questi territori nasce anche dal fatto che 30, 40 anni fa e anche 20 anni fa qui hanno transitato tantissimi alpini e quindi questo territorio ha imparato a conoscere meglio anche la popolazione di lingua italiana e gli italiani in generale e quindi li accoglie con grande entusiasmo. Tant'è vero che quando abbiamo proposto questo progetto hanno risposto subito di sì. L'accoglienza della Valpusteria è sempre stata un'accoglienza eccezionale, lo hanno dimostrato ancora una volta di più. Perfetto, grazie allora per il vostro lavoro e arrivederci presto. Arrivederci e grazie a voi. Quindi sono stati quattro giorni intensi, il presidente di sezione è soddisfatto come tutti stanco ma soddisfatto, abbiamo avuto anche giorni, due giornate completamente diverse dal punto di vista del meteo, anche questo ha influito sul vostro lavoro Maria Grazia. Sì, decisamente, ieri era una giornata proprio infelice, infelice che però ci ha regalato oggi una stupenda giornata perché ieri nevicava, all'inizio pioveva, ha nevicato. C'era vento, non c'era visibilità. Invece, questa mattina abbiamo trovato un paesaggio bianco, bellissimo, e con il cielo sereno che poi si è un po' annuvolato, però ci ha regalato un panorama veramente meraviglioso in questa valle. L'ultimo panorama osservato è stato quello della Nordica Arena di Dobbiaco, dove si è svolta la gara di fondo. Dovrebbero esserci già anche le classifiche arrivate proprio pochi minuti fa, quindi Maria Grazia le faccio eh, leggere a te che immagino eh, saprai già leggere i nomi visto che le avete stilate sì. voi eh, sì, poco esatto. fa. Allora, al terzo posto abbiamo Luca Lanfranchi della sezione di Bergamo con 22 minuti 30 secondi e 60 centesimi di, di tempo. Al secondo posto, Mattia Tanara di Verona con 28 minuti, 31 secondi e 70 centesimi. E al primo posto, Alberto Dallavia di Vicenza, della sezione di Vicenza, con 28 minuti, 17 secondi e 40 centesimi. Questi erano naturalmente i nomi degli aggregati, ma il campione italiano di sci di fondo chi è? Allora, al terzo posto abbiamo Valmaggia Guglielmo della sezione di Domodossola con 27 minuti 55 secondi e 10 centesimi, al secondo posto Fontanive Damiano della sezione di Belluno con 27 minuti 34 secondi e 70 centesimi e primo classificato, perciò campione italiano, Rossi Francesco della sezione Valtellinese con 26 minuti 55 secondi e 40 centesimi. Ottimo, due perfetti eh, aiutanti nella lettura, visto che io ho sempre qualche difficoltà delle classifiche. Un'ultima domandina, veloce, veloce, prima di chiudere ad entrambi, che cosa vi lasciano queste Alpidiadi? Beh, io eh, dico sempre che quando ritorno da un campionato alpino mi porto a casa un bagaglio di emozioni grandissime. Primo, perché è in questi anni, ormai è un po' di anni che frequento questa, questa realtà, e il bello di rivedere le persone che ti vengono incontro, che ti salutano, che ti abbracciano, con la voglia di farlo, e il bello di conoscere persone nuove che ti lasciano comunque un qualcosa in più. Ivan? Io direi tanta stanchezza, siamo molto provati, però, come ha già sottolineato anche Maria Grazia,. Eh... Ti lascia tanto, ti lascia comunque tante amicizie, tante persone che ti vengono a salutare, magari poi alcune le devi non schivare ma fare velocemente perché siamo sempre molto di corsa. Ti lascia tantissimo, tantissimo, eh, come commissione stiamo già magari... Sei in macchina, inizi già a studiare quello che sarà il prossimo campionato, la prossima alpinia, di aggiungere, togliere, vedere di fare qualcosa di innovativo e poi ti lascia che, come dice Grazia, è finita. Quattro giorni intensi, quattro giorni con uh, amici veri, gente che comunque, l'ho già ribadito, eh, gli alpini quando sono insieme fanno sempre delle cose stupende e sullo sport è ancora forse la cosa più bella perché davvero poi finisce la gara, è finito l'agonismo, inizia il terzo tempo, inizia una birra insieme e poi si inizia a studiare qualcosa di nuovo. Grazie per questa vostra testimonianza. Noi siamo in chiusura. Eh, abbiamo raccontato, speriamo, questa sera una parte delle gare delle Alpiniadi che poche volte si vede perché è un po' il dietro le quinte, come c'è un dietro le quinte anche in questo Alpinia Day, ed è fatto da Cristina Bignotti, eh, che cura le immagini durante la giornata e il daytime della sera, e a Giacomo Pellegrinelli. Che cura le immagini e eh, i montaggi e anche la messa in onda in regia in questo momento. Eh, quindi il ringraziamento va a tutti eh, loro e a tutti voi che ci avete seguito. L'appuntamento torna domani alle 20. Vi racconteremo la conclusione perché domani mattina lo avete già visto nella grafica che è apparsa. Dalle 10.30 c'è l'ultimo appuntamento, la cerimonia di chiusura e le premiazioni delle Alpiniadi Invernali ANA 2024. Grazie per averci seguito. Ci rivediamo domani qui. contue